Pace del Signore a tutti, ben ritrovati, siamo in diretta questa sera, venerdì 13 marzo 2020, dal nostro locale di culto della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio in Italia di Parma. Anche questa sera ci ritroviamo qui a porte chiuse. Voglio innanzitutto ringraziare il Signore per la possibilità comunque che ci dà di poter diffondere l'Evangelo della grazia. C'è la mia famiglia con me, c'è Ruben alla telecamera, al computer, Miriam al mixer e tutto gestione familiare. E voglio salutare, oltre che tutti quanti come ho già fatto, in modo particolare i credenti di Parma, delle rispettive missioni. Ricevete anche un personale saluto dai fratelli del Consiglio di Chiesa, della nostra comunità. Oggi mi sono sentito con tutti quanti i fratelli e mandano i loro cari e fraterni saluti in Cristo Gesù. Ricevete così anche i saluti dei vari credenti, delle varie famiglie della comunità. Sto cercando insieme a mia moglie di contattarli tutti quanti telefonicamente, anche se in modo particolare ci sentiamo con coloro che hanno delle necessità particolari ancora in questo periodo. Vi faccio sapere che il bambino della nostra comunità che è stato operato a Genova sta bene, il post operatorio procede molto bene. Questa mattina nel video che ho registrato vi ho chiesto preghiere per una sorella che sarebbe stata operata, è stata operata questa mattina. Ringraziamo il Signore perché l'intervento è andato bene. Così continuiamo a pregare gli uni per gli altri. Nella comunità ci sono credenti in difficoltà, vogliamo mettere tutto nelle mani del Signore. Una preghiera anche particolare per i fratelli, le sorelle, non solo ovviamente, ma i fratelli, abbiamo diversi fratelli impegnati nelle forze dell'ordine qui sul nostro territorio, che Dio possa aiutarli in ogni cosa. Così abbiamo diversi impegnati in ospedale, credenti che lavorano nel nostro ospedale di Parma, l'ospedale maggiore di Parma, e vogliamo sostenere anche questi fratelli con la nostra preghiera. Possiamo immaginare in quale condizione lavorativa si stanno trovando sia i fratelli e le sorelle che lavorano in ospedale, così come coloro che sono impegnati come forze dell'ordine sul nostro territorio. Così vogliamo anche pregare ovviamente per tutti coloro che si stanno adoperando in questo momento di emergenza. Vorrei incoraggiare tutti i credenti a unirci nella preghiera, pregare per la nostra nazione, pregare per la salvezza dei perduti, a pregare per l'edificazione dei credenti. In questi tempi particolari rimaniamo vicino al Signore, confidiamo in Lui. Dio per certo opererà perché ogni cosa possa cooperare per il bene, come afferma la Scrittura, la parola di Dio. Continuiamo attraverso i vari supporti di WhatsApp, della nostra pagina Facebook, YouTube, Instagram, a portare avanti un po' le nostre attività della comunità e delle missioni, come stiamo facendo. Bene, vogliamo ora leggere la parola di Dio. Leggiamo questa sera nel libro del profeta Isaia, al capitolo 43, dal primo versetto. È un testo che conosciamo, che ci presenta una meravigliosa promessa del Signore, colui che opera per coloro che confidano in Lui. Isaia 43, il versetto 1 dice:
ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele, non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando dovrai attraversare i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Io do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Io ricondurrò la tua discendenza da Oriente e ti raccoglierò da Occidente. Mi colpisce in modo particolare questo testo che abbiamo letto per i perché e i quando. Troviamo diversi perché, diversi quando in questo testo. E sono i perché e i quando di Dio. Innanzitutto c'è da dire una cosa, prima di considerare questi perché, questi quando che sono di Dio, perché è Dio che parla, che sono diversi i perché e i quando di Dio rispetto a quelli che sono i perché e i quando degli uomini. Viviamo un tempo difficile. E allora tanti in questo momento particolare, preoccupante, difficile, si domandano perché sta avvenendo quello che sta succedendo? Perché? Perché questa situazione? Perché tanti morti? Perché tanti sofferenti? Perché le persone sono impaurite? Perché? Perché? Questa è la domanda ricorrente che sentiamo continuamente in questi giorni. Sono i perché degli uomini. Poi abbiamo anche i quando. Quando finirà questa situazione? Quando finalmente vedremo la luce in fondo al tunnel? Sono i quando degli uomini. E ancora, quando sarà finito tutto questo? Come sarà la nostra società? Come saranno le condizioni economiche delle nostre famiglie? Come sarà la nostra vita quando tutto sarà terminato? Sono i quando degli uomini. Bene, questa sera non voglio considerare i perché e i quando degli uomini, ma i perché e i quando di Dio. In modo particolare troviamo nel versetto 2 tre quando di Dio. Per tre volte il Signore nel versetto 2 usa questa espressione: quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando dovrai attraversare i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. I tre quando. E questi quando ci portano alla mente quella che era stata l'esperienza del popolo di Israele quando attraversò le acque del Mar Rosso. E Isaia fa riferimento a quell'esperienza. Poi abbiamo il secondo quando. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. E ancora qui lo scrittore sacro presenta quella che è stata l'esperienza del popolo di Israele quando attraversò il fiume Giordano. E poi abbiamo il quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. E qui il profeta Isaia profeticamente
presenta quella che sarebbe stata l'esperienza di Anania, Azzaria e Mishael, o se vogliamo Sadrach, Mesach e Abdenego nella fornace ardente. Consideriamo quindi questi tre quando. Anche noi, sorelle e fratelli, ci troviamo in situazioni particolari. Dio, con queste parole, con questi tre quando, mette in evidenza quelle che sono le difficoltà, quelle che sono le prove, quelle che sono le sofferenze, quelle che sono per noi le situazioni difficili. Non troviamo tre se, ma troviamo tre quando, che è diverso. Non dice se attraverserai le acque, se camminerai nel fuoco, se attraverserai i fiumi. No, quando? Quando? Consideriamo queste tre esperienze così come sono state fatte dal popolo di Israele e dai tre ebrei. Prima di tutto, quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quante volte, sorelle e fratelli, in Cristo anche noi ci troviamo ad attraversare le acque. Quando il popolo di Israele, dopo essere uscito dall'Egitto, secondo la parola di Dio, si trovò in una situazione veramente particolare. Pensate, alle spalle, dice la parola di Dio, c'erano gli egiziani, c'era l'esercito egiziano che, secondo l'ordine del faraone, dovevano raggiungere gli ebrei, Israele. Quindi avevano, come si suol dire, il fiato sul collo, il popolo di Israele. Da una parte c'erano le montagne, dall'altra parte c'erano le paludi. Davanti c'era il Mar Rosso. Eppure il Signore non chiese al popolo di tornare indietro, è scritto nella parola di Dio, se noi torniamo indietro, Dio stesso afferma che non ci gradisce, l'anima sua non ci gradisce. E lo scrittore dice, ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro danno e perdizione. Così come dice Gesù, chi ha messo mano all'aratro e poi riguarda indietro non è adatto al regno di Dio. Fratelli, sorelle, noi non vogliamo tornare indietro, vogliamo andare avanti. Da una parte e dall'altra, dicevo, il popolo di Israele aveva le montagne, le paludi, non potevano andare da una parte, non potevano andare da un'altra parte, dovevano solamente andare avanti. Quella era l'unica strada, erano obbligati a proseguire per quella direzione. Di fronte avevano il Mar Rosso. Ma qual è la promessa quando noi, fratelli e sorelle, ci troviamo davanti il Mar Rosso? Vogliamo considerare quello che dice qui la scrittura. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Questa è la garanzia. Quando noi attraversiamo le acque, la nostra sicurezza, la nostra certezza ci viene dalla presenza di Dio. Io sarò con te. Del resto, cosa ha detto Gesù ai suoi discepoli? Ecco, io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Gesù è con noi anche quando noi attraversiamo le acque. È la sua presenza quando noi ci troviamo ad attraversare le acque che fa la differenza. Non ci preoccupiamo quando dobbiamo attraversare le acque, quando ci troviamo anche noi davanti al nostro Mar Rosso. Sarà poi il Signore a intervenire, sarà il Signore, secondo la sua volontà, a prendersi cura di noi, perché Egli lo ha promesso: io sarò con te. Ti basti, caro in Cristo, sapere che il Signore Gesù è con te. Ti basti la certezza della presenza di Dio insieme alla tua famiglia. Ti basti questo. Alleluia. Non soltanto abbiamo la promessa del Signore che sarà con noi quando attraverseremo le acque, poi dice, quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Il popolo di Israele, dopo circa 40 anni,
si trovò ad attraversare il fiume Giordano. Erano stati, conosciamo la storia, 40 anni nel deserto, era arrivato finalmente il momento di passare il Giordano. E in quel periodo, dice la Bibbia, il Giordano era in piena. Eppure il Signore intervenne in maniera meravigliosa. Le acque non ti sommergeranno, ci saranno le acque, ma il Signore preserverà, proteggerà, si prenderà cura della nostra vita. Noi vorremmo evitare a volte certe esperienze, è vero, sorelle e fratelli? Potremmo dire, ma il Signore non ci può far fare un'altra strada, il Signore non può impedirci questa esperienza così preoccupante e dolorosa, è che lì possiamo realizzare la presenza del Signore, è lì che possiamo realizzare l'opera potente di Dio nella nostra vita, è lì che vedremo le acque che non sommergeranno l'anima nostra, perché siamo nelle mani di Dio, apparteniamo a Lui ed Egli certamente si prenderà cura di noi. Stai attraversando le tue acque, i fiumi, sappi che il Signore non ti promette di evitarti questa esperienza, ma ti promette che quelle acque non ti sommergeranno. Quante volte attraversiamo il fiume della prova, il fiume della solitudine, il fiume dell'angoscia, il fiume della preoccupazione, il fiume della penuria, il fiume della malattia, il fiume del lutto e così via. Qual è la promessa? Che passeremo per quel fiume, ma quelle acque non ci sommergeranno. Questa è la promessa che il Signore ci fa e vogliamo credere con tutto il cuore a ciò che Dio promette alla nostra vita attraverso la sua parola. L'esperienza di Israele. Dio si è preso cura del suo popolo perché Dio manifestò verso Israele la sua fedeltà, per grazia. E poi abbiamo il fuoco. Quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Quando il profeta Isaia scrisse queste parole, non c'era ancora stata l'esperienza di Anania, Azzaria e Mishael nella fornace ardente. Profeticamente, chissà, forse quei tre ebrei davanti alla fornace ardente si ricordarono quello che Dio aveva profetizzato attraverso la strumentalità del profeta Isaia. E si aggrapparono a quella promessa, credettero nel Signore che conoscevano e credettero nella parola che Dio gli aveva rivolto per fede. E quella promessa del Signore, la fede in Dio e nella sua parola, fece sì che quei tre ebrei sperimentassero la grazia di Dio, l'intervento del Signore. Quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Infatti Anania, Azzaria e Mishael sono stati nella fornace, hanno camminato nel fuoco, ma quella fiamma non li ha bruciati. Dice la scrittura che si bruciarono solamente le corde che tenevano legati questi tre ebrei, come a dire l'opera del Signore fu per la loro completa liberazione nella fornace. Dio sia ringraziato anche quando, cari in Cristo, passiamo per la fornace. Il Signore lì è con noi. Infatti il re, guardando bene nella fornace, dice la parola di Dio che non vedeva tre persone, ne vedeva quattro, perché il Signore era con loro. Il Signore è con noi anche quando siamo nella fornace, opererà. Dice la parola di Dio che quando questi tre ebrei uscirono da quel luogo non avevano i loro abiti, neanche odore di fumo. Dio aveva operato. Dice la parola del Signore che coloro che buttarono nella fornace queste persone, tanto era stata alimentata,
morirono, ma non i tre ebrei, perché avevano fede nel Signore. Quando attraverserai il fiume, quando attraverserai il fuoco, il Signore opererà in tuo favore. Alleluia. Stai attraversando il fuoco? L'apostolo Giacomo, l'apostolo Pietro parlano del fuoco della prova che mette alla prova la nostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, e il fuoco affina l'oro. Il fuoco nel quale tu ti trovi serve perché la tua fede possa essere affinata. Quello che sta succedendo come credenti, fratelli e sorelle, vediamolo come delle opportunità per rimanere fedeli a Dio, per fare la sua volontà, per testimoniare di Lui, ma anche perché Dio in questa prova nella quale ci troviamo affinerà la nostra fede, e quando usciremo per la grazia di Dio, per l'opera del Signore, certamente la nostra fede sarà stata forgiata, affinata, fortificata. Gloria a Dio! Oggi con i fratelli del Consiglio di Chiesa, come dicevo nelle telefonate che abbiamo avuto, singolarmente ho parlato con ogni fratello del Consiglio di Chiesa della nostra comunità e dicevamo proprio questo: Dio ha un piano, Dio sa quello che sta facendo, e siamo certi che la nostra comunità di Parma, che le comunità della diaspora, ma anche voi fratelli e sorelle che ci state seguendo da altre parti, che fate parte di altre comunità, sicuramente la vostra vita, la nostra vita, la nostra famiglia, la nostra comunità, la vostra comunità, ne usciremo rafforzati, perché il fuoco brucerà le scorie, affinerà la fede. Gloria a Dio. Signore, sia fatta la tua volontà. Coraggio. Non soltanto qui abbiamo i quando di Dio, abbiamo anche i perché di Dio. I perché degli uomini sono perché dubitativi. I perché di Dio sono delle spiegazioni che il Signore ci dà. Pensate, sorelle e fratelli, una cosa straordinaria: Dio, seppur non sia tenuto a dare spiegazioni, a noi suoi figliuoli, attraverso la parola ci dice perché permette determinate situazioni. È scritto nella Bibbia: Dio è in cielo e fa tutto quello che gli pare. Dio agisce come meglio crede. Eppure, scritto ancora nella parola di Dio, Dio non fa nulla senza rivelare la sua volontà ai suoi servi. Benedetto Signore! E qui abbiamo i perché di Dio. Il primo perché lo troviamo nel versetto 1. Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele: non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, sei mio. Intanto voglio mettere a fuoco un particolare: si parla della stessa persona, Giacobbe e Israele, è la stessa persona, il patriarca. Ora, così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe. Dio, il creatore di Giacobbe, il vecchio uomo, colui che ti ha riscattato, o Israele. Quindi Israele è diventato tale per l'opera di Dio. Sappiamo l'incontro che Giacobbe ha avuto col Signore e quello che ha prodotto. Proprio perché Giacobbe era diventato Israele, possiamo parafrasare questo alla luce del Nuovo Testamento: noi che eravamo Giacobbe, creature di Dio, ora siamo Israele, figli di Dio per l'incontro con la grazia del Signore in Cristo Gesù, per l'opera del Figlio di Dio, di Gesù il Salvatore. Perché ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, sei mio. Il perché di Dio, il primo perché di Dio: riscattati.
Gesù ha pagato il prezzo del riscatto. Ora siamo liberi, siamo stati affrancati. Eravamo in quella condizione di schiavitù. Il peccato ci legava, ci teneva prigionieri. Gesù è venuto, ha pagato il prezzo, ci ha liberato. E ora siamo liberi, liberi in Cristo Gesù. E possiamo quindi avere comunione con Dio. Possiamo chiamare Dio Padre. Grazie a Cristo Gesù, il nostro liberatore, il quale ha pagato il prezzo del nostro riscatto. Ti ho chiamato per nome, ci ha dato un nome nuovo, egli ci conosce, uno a uno, personalmente, sa tutto di te. Ti chiama per nome, tu sei mio. Noi siamo del Signore, fratelli e sorelle, noi apparteniamo all'Iddio Onnipotente, siamo nelle sue mani, siamo sotto il suo pieno controllo. Gloria a Dio, siamo nelle mani del Padre Celeste, colui che ci ama. Dio l'Onnipotente ha il pieno controllo sulla nostra vita. Ma abbiamo un secondo perché che troviamo nel versetto 3. Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. Perché io sono il Signore, il tuo Dio. Io sono il Signore. Tante volte noi, questo fa parte della nostra natura, della nostra indole umana, siamo portati più a considerare chi siamo noi, la nostra fragilità, le nostre imperfezioni, le nostre miserie, i nostri errori, le nostre cadute, i nostri difetti e così via, piuttosto che considerare chi è Dio. Non guardiamo a noi stessi, guardiamo chi è il Signore, guardiamo chi è Dio per la nostra vita, guardiamo come Dio ci ama, guardiamo come Dio si prende cura di noi. Io sono il Signore. Quante volte nella Scrittura troviamo l'Io sono che si rivela? Ha iniziato Dio a rivelarsi in questo modo a Mosè, e poi vediamo che Gesù, in modo particolare nel Vangelo di Giovanni, leggiamo questo, si presentava ai suoi discepoli come l'Io sono. Io sono la via, io sono la verità, io sono la vite, la vita, io sono la vite, io sono il buon pastore, io sono la porta, io sono la risurrezione. Gloria a Dio, Gesù è l'Io sono, l'Io sono, perché Dio è l'Io sono. Abbiamo un terzo perché, versetto 4, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Che bello. Tu sei prezioso ai miei occhi. A volte ci preoccupiamo quando gli uomini non ci apprezzano, o peggio ancora ci disprezzano. A volte ci preoccupiamo quando gli uomini ci ignorano, o peggio ancora quando ci fanno del male. Lasciamo stare quello che gli uomini pensano di noi, dicono di noi, vogliono fare nei nostri confronti. Preoccupiamoci di quello che il Signore è per noi e che cosa Lui pensa di noi. Tu sei prezioso ai miei occhi. Noi possiamo non essere preziosi agli occhi degli altri, ma ciò che ha valore per la nostra vita è che siamo preziosi agli occhi di Dio. Perché siamo preziosi agli occhi di Dio? Perché Egli ci guarda attraverso il suo figliuolo, Gesù, il perfetto, il santo, il giusto. E proprio perché noi siamo preziosi ai suoi occhi, Egli ci stima. Che bello, siamo stimati. L'Apostolo Paolo in una circostanza ringraziava Dio perché il Signore lo aveva reputato degno della sua fiducia, dice l'Apostolo. Stimato, e io ti amo.
io ti amo, il Signore ci ama. È scritto nel libro del profeta Geremia che Dio ci ama e ci ama di un amore eterno, e per questo egli prolunga la sua bontà, la sua compassione nei nostri confronti, nei nostri riguardi. E infine voglio concludere con il quarto perché che troviamo nel versetto 5. Non temere, perché io sono con te, io ti ricondurrò la tua discendenza da oriente e ti raccoglierò da occidente. Perché io sono con te, ti ricondurrò, non temere. Signore continuerà a prendersi cura di noi, ci accompagnerà nel cammino della vita. È vero, attraversiamo difficoltà, attraversiamo prove, attraversiamo momenti difficili, come quello che stiamo vivendo in questo periodo, cari. La nostra sicurezza è il Signore, nel Signore. Non temiamo, affidiamoci al Signore. Continuiamo a rimanere fedeli a Lui, e in questo periodo particolare il Signore desidera, ci dà la possibilità di farlo, desidera che noi ci appartiamo con Lui, rimaniamo più tempo da soli con Lui, perché Egli, quando siamo soli alla Sua presenza, con la parola di Dio aperta, e lasciamo che il Signore parli attraverso la Scrittura, mentre siamo in preghiera davanti a Lui, quelli sono i momenti dove Dio lavora la nostra vita. Guardiamo a Gesù. Coraggio, sorelle e fratelli. E se tu ancora non hai dato il cuore al Signore, fallo. Lì dove ti trovi, invoca il Signore perché Egli possa intervenire con potenza nella tua vita, per la tua vita. Desidero concludere con una preghiera. Signore Dio nostro, ti ringraziamo per questa parola di incoraggiamento che ci presenta i tuoi quando e i tuoi perché. Questa sera in modo particolare ti voglio pregare per tutti coloro che stanno ascoltando, stanno udendo la tua voce, la tua parola. Quanti ancora in un secondo momento potranno seguire questo video, opera nella loro vita. Chi non è salvato, che ascolta queste parole, fa che dopo aver udito la tua parola invochi l'opera di Cristo Gesù, l'intervento divino, il perdono dei peccati. Ogni tuo figliuolo nelle tue mani, la nostra comunità di Parma, le missioni, coloro che sono nella sofferenza, tutto il tuo popolo in Italia, nel mondo intero, i tuoi servitori, Signore, che possano continuare ad annunciare l'Evangelo in questi tempi difficili. La tua Chiesa, proteggila, preservala, tienla fedele a te, Signore, perché possiamo prepararci per l'incontro con lo Sposo Celeste. Aiutaci perché il nostro sguardo possa rimanere fermo su Gesù, il tuo figliuolo, e possiamo rimanere radicati nella tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il tuo figliuolo, benedetto in eterno. Amen. Vi saluto, cari, con la pace di Cristo Gesù, il nostro Salvatore e Signore.